spagnolo che Kubala, di nostra conoscenza, ha fatto parte anche della squadra della Propatria di Busto Arsizio in Italia. Ci sono il portiere Snaola e i giocatori De La Cruz, Martial, Rejach, Arieta, Anton e Manolo. L'arbitro che ora è inquadrato è francese e si chiama Rossiel. È una giornata di sole abbastanza calda, tira un vento di maestrale abbastanza insistente da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Perfetto è il terreno di gioco. Sono presenti 25.000 spettatori. Anche in questo campo l'esplosione dei giocatori di casa ha lasciato un po' deserte le tribune. La squadra spagnola che oggi viene schierata in maglia rossa con calzoncini blu, che saranno appunto i calzoncini quelli che la distingueranno dalla squadra italiana che indossa calzoncini bianchi. Della squadra spagnola, vi dicevo, ci sono ben 7 uomini che fecero parte un anno fa della rappresentativa che pareggiò con noi a Madrid per 2-2 sulla partita degli autogol. Ricorderete, eravamo in vantaggio per 2-0 e poi fummo raggiunti. C'è anche un altro giocatore dell'Atletico Madrid che ha disputato proprio su questo campo un incontro per la Coppa dei Campioni contro il Cagliari, si tratta del centravanti Garate. Di quegli incontri è assente il mattatore Luis, anche lui fa parte della rappresentativa spagnola, ma in questo momento è il fortunato. È la squadra più giovane che la Spagna abbia mai messo in campo. E anche in questo notiamo l'interesse delle varie rappresentative mondiali in questo periodo morto dell'attività calcistica a metà strada fra la Coppa Europea dei Campioni e la Coppa del Mondo. Notiamo l'interesse ad un certo rinnovamento, un interesse a cercare prospettive di giocatori giovani per il futuro. Ed è la prima volta infatti che la nostra nazionale gioca un incontro amichevole dopo una serie di incontri senza respiro di alta responsabilità per la Coppa del Mondo e la Coppa d'Europa. Mazzola è stato schierato all'ala destra. È una innovazione questa, Mazzola che ricopre il ruolo che tanto bene ha difeso Domenghini in tante e tante partite. Gioca a fianco di Rivera in un ruolo di mezza punta. Notiamo anche fra i tanti motivi di questa partita il ritorno di Boninsegna sul terreno che lo vide protagonista per il campionato del Cagliari. Boninsegna che tra l'altro sarà di nuovo qui domenica prossima perché l'Inter viene mandata dal calendario a giocare contro il Cagliari. Nel primo tempo che è iniziato in questo istante l'Italia alla vostra destra, calzoncini bianchi, ha battuto il calcio d'inizio, ecco Mazzola che ha la palla, mentre avvertiamo subito il risentimento dei tifosi di Cagliari che sono schierati nettamente dalla parte dei nostri ospiti spagnoli. Ecco l'azione di Tonono, poi Uriarte, ecco lo scatto di Claramunt, l'apertura sulla destra per Amancio, uno dei più esperti anziani della squadra, che effettua un cross fermato da Bertini. Qui ecco in azione De Sisti, che resiste all'intervento di Amancio, e c'è il primo tiro in porta effettuato da Pirri, da parte spagnola, nettamente fuori bersaglio. Avete visto il rinvio di Zoff, il colpo di testa di Uriarte che è saltato su Rivera, il passaggio indietro di Rosato, ancora il nostro portiere Zoff. Dalla parte opposta abbiamo visto il colpo di testa di Gallego, poi quello di Bertini, riconquistano la palla ancora gli spagnoli che attaccano sulla destra con Amancio. Fallo di Bertini su Amancio e calcio di punizione contro la rappresentativa azzurra. È incaricato della punizione Pirri che tocca corto per Claramunt. Il passaggio di Uriarte
raggiunge sulla sinistra, sempre ancora gli spagnoli con Tonono, poi ancora un pallone per Uriarte, toccato bene dal libero Gurdjieff, poi De Sisti, Rivera, lo scatto di Rivera, fermato irregolarmente da Amancio in posizione difensiva, e calcio di punizione in favore degli azzurri, che batte lo stesso Rivera, toccando corto per Bertini, torna la palla a Rivera, che vedete malgrado il numero 8 gravita sulla sinistra appunto per lasciare spazio a Mazzola. Sul cross il colpo di testa di Costas, poi quello di Claramunt, mette la palla a terra Pirri e la manovra ora Ciurruca, mentre avanza dalle retrovie Tonono. Ciurruca è l'esordiente della squadra spagnola in lotta con Bet, anche egli esordiente, alla meglio Bet, che tocca corto indietro per Zoff. Bet ha toccato il primo pallone in maglia azzurra della sua carriera. Ecco in azione Mazzola, a sua volta sulla sinistra, che lancia Facchetti, che scatta con un attimo di ritardo sul suggerimento del suo compagno di squadra. Questi è Tonono e poi il tocco indietro di Sol. Primo pallone toccato da Irivar. Ferma bene Boninsegna, De Sisti indietro, il passaggio sulla destra per Rivera, che ha subito scambiato con Mazzola. Mazzola, Bertini, Bertini fuori gioco di Bertini. L'arbitro ha avuto un cenno di conferma verso il proprio guardalinee che aveva sbandierato e ha lasciato proseguire il gioco perché la palla era rimasta agli spagnoli, ma l'ha riconquistata De Sisti. Il passaggio a Rivera. Il suggerimento a Rivera verso Boninsegna, verso Prati anzi, che rovina addosso a un avversario, perde la palla, la riconquista Uriarte. Claramunt, il gioco è piuttosto lento, frazionato in questa fase iniziale, e questo meraviglia più da parte spagnola che da parte italiana, perché le Furie Rosse sono celebri, sono rinomate per la velocità del loro fraseggio. Giocano praticamente con uno stile completamente opposto a quello degli ungheresi che abbiamo visto in televisione e a Torino contro la nostra rappresentativa di Lega. Tanto ragionatori e lenti gli ungheresi quanto veloci, anche a costo della precisione, gli spagnoli. Velocità che comunque fino a questo momento non hanno certo messo in mostra. Ecco Pirri, il passaggio filtrante per Uriarte, l'apertura sulla destra dove si è spostato Claramunt. Sul suggerimento di Claramunt esce Paradoff sulla correre di Gárate. Sul rinvio di Zoff, il colpo di testa di Sol, che monta la guardia a Prati, poi Prati riconquista il pallone, se lo allunga troppo l'ha ripreso Tonono. Uriarte. Sul suggerimento di Uriarte, rovesciata volante di Facchetti fuori area. Poi ecco il nostro libero Gurdjieff. Il lancio di Rivera a Boninsegna. Boninsegna, fermato da un intervento in tackle scivolato al limite del gioco pericoloso da parte dello stopper Gallego. E Pirri che serve lunghissimo Ciurruca. Ciurruca chiede a Gárate, intervento risolutore di Bertini in posizione difensiva. Rivera, Bertini. Boninsegna, Rivera, De Sisti. Il lancio di De Sisti era per Rivera o per Boninsegna. Palla ad effetto a rientrare sulla sinistra, che è passata senza possibilità di intervento da parte delle nostre due punte. L'attacco spagnolo è ora di Amancio, che ha ricevuto da Pirri. Anche Uriarte si inserisce a dar manforte agli altri sul suo lunghissimo lancio, para Zoff proprio al limite della linea bianca della porta. Bertini, il nostro mediano di spinta,
Avrete già notato un grande afflusso di giocatori al centrocampo da parte dell'una e dell'altra squadra. Rosato, De Sisti, Bertini. A metà strada il lancio fa Rivera e Prati, nessuno di due interviene, a buon gioco Gallego. Uriarte sulla linea di Terzini e il suo lungo lancio verso Garate che di testa corregge verso Ciurruca, ma l'intervento indietro è stato di Bette che favorisce l'intervento e il bel dribbling di Burmic. Poi Bertini, De Sisti, Burmic, Facchetti. Boninsegna, il lancio verso Prati che era in fuorigioco. Gioco fermo, calcio di punizione per gli spagnoli, il fuorigioco era di Prati. Vediamo in azione Claramunt. Suggerimento al centro dove si è fatto un vuoto nel quale si è lanciato Uriarte. Garate. Il traversone di Garate toccato da Facchetti con un passaggio indietro a Zoff. Era stato lanciato molto bene Garate, si pensava addirittura che concludesse, invece ha ritenuto la sua posizione troppo angolata e ha effettuato un cross preda della nostra difesa. Rinvio di Sol, ancora Claramunt, fermato da De Sisti, in bello stile, pronto il lancio verso Prati, colpo di testa di Gallego, poi palla ancora Sol, ed ecco Pirri che ha ricevuto da Claramunt. Nuovo appoggio per Amanzio, sul quale gioca Facchetti, ha toccato per ultimo Facchetti, la rimessa in gioco è assegnata allo spagnolo, l'ha effettuata Manzio, ecco in azione Claramunt, poi Pirri, Claramunt, Amanzio, l'intervento di Burmic, non si tratta di calcio d'angolo, mentre che il fra Burmic e Amanzio evidentemente ha toccato per ultimo lo spagnolo, il guardalinea era a pochi passi. La terna arbitrale è francese. Il direttore di gara si chiama Frossielli. Su Mazzola ha respinto Tonono di testa in fallo laterale. Per la rimessa in gioco è già in azione Bet. Mazzola. L'apertura di Mazzola per Bet che fa proseguire Bertini, cross e tiro di Bertini sul fondo. L'intervento di Rosato ha fermato Garate, De Sisti ripropone l'attacco. Bertini, Boninsegna, De Sisti lancia ancora Boninsegna, sono un po' i guai delle squadre messe insieme senza dato affiatamento, rilancia ad occhi chiusi Boninsegna che era in ritardo di un soffio sul suggerimento della sua mezzala, si perde l'azione azzurra, De Sisti riconquista ancora una palla e questa volta appoggia su Prati sulla sinistra. Da Prati a Rivera, ancora il lancio a Prati che non aggancia al limite della porta. Comunque era in fuorigioco a giudicare dalla segnalazione del guardalinee. Su questo campo a Cagliari, non su questo campo che è nuovo ma all'Amsicora, si è già disputato un incontro Italia-Spagna a livello delle rappresentative giovanili e vinsero gli spagnoli, la partita era valida per la Coppa del Mediterraneo. Ecco Facchetti che si trasforma bene in ala, ha saltato Claramunt, viene ora affrontato da Manzio, fa avanzare Bertini, De Sisti, perde la palla De Sisti per un recupero di Garate, Uriarte lancia Ciurruca,
che pressato da Bette riesce ugualmente a lanciare in avanti, si inserisce Facchetti fra due avversari, non raggiunge la palla Prati per un intervento acrobatico di testa di Sol. Ma l'intervento acrobatico di Sol è stato giudicato falloso dall'arbitro e infatti vediamo che il gioco riprende con un calcio di punizione in favore degli azzurri che ha battuto Prati per Rivera da posizione sbagliata e l'arbitro lo fa ripetere. Sol, a giudizio dell'arbitro, nell'intervenire di testa si era appoggiato sulle spalle di Prati. Batte la punizione Rivera. Ecco il suggerimento, colpo di testa di Sol, Prati raggiunge la palla, tenta di fare un dietrofronte per il tiro, Amancio compie un tunnel ai danni di Rivera, scambia con Sol, interrompe Facchetti ma riprende Garate, Amancio riconquista la palla Rivera, subito per Prati il passaggio. Mazzola, sul traversone di Mazzola, colpo di testa di Boninsegna per Prati, suggerimento interessante, Prati giunge un attimo di ritardo per l'intervento del terzino Soli. Da Uriarte a Ciurruca, un attacco spagnolo sulla sinistra, interviene il terzino Tonono che tira molto alto sulla traversa. Mazzola che fino a questo momento è stato un po' estraniato dal gioco che si produce in una bella azione in progressione, servito Rivera, la palla raggiunge Prati, palla spiovere in aria, accorrono Boninsegna e lo stopper Costas, Boninsegna riesce a effettuare il cross parato senza difficoltà da Irivaro. L'azione di Rosato che si è liberato di due avversari, poi Bertini. Bertini vede Facchetti libero sulla sinistra e allunga un pallone, parabola troppo alta e fallo laterale. Rimessa in gioco da Amancio e lasciata a Sol. La presenza di questo terzino è stato in forza fino all'ultimo momento perché è giunto a Cagliari sofferente di tonsillite. Evidentemente l'aria di Cagliari gli ha fatto bene perché oltre ad essere schierato lo vediamo efficientissimo. Manca la palla a Garate di testa, ne approfitta subito Rosato, servito Mazzola che ha saltato Tonono. A Rivera sulla destra che scatta con un attimo di ritardo ma è ugualmente sul pallone. Il rimpallo favorisce il terzino Costas. Poi Tonono che ha recuperato libera e Claramunt ricostruisce un'azione offensiva. Avanza intanto Pirri. Ed ecco ancora Uriarte che abbandona la difesa, si spinge in avanti. Sul suo tiro para Zoff al centro della porta. Ha tirato Uriarte. Le squadre sono sullo 0-0 e si gioca da 17 minuti. Da Desisti a Rivera, ancora Desisti, è messo a terra Desisti da uno sgambetto operato da Costas, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Rivera ha toccato per Boninsegna che fa partire un lungo tiro parato da Irivar, tiro abbastanza pericoloso perché aveva toccato terra
davanti al portiere. E si sa, in questi casi basta un ciuffo d'erba, una zolla, per cambiare direzione al tiro e mettere in difficoltà il portiere. È in azione Burnic che cerca uno spazio cui appoggiare la palla, serve Mazzola che parte come sempre da lontano, poi salta Ciurruca, va a terra Prati su intervento di Sol e la Spagna avanza ancora con Amancio che corre in tandem con Claramunt che effettua questo cross abbastanza insidioso, schiacciato di testa da Burnic. Ed esisti che gioca a tutto campo, va a ricevere fuori area il tocco del compagno Bertini. Il passaggio di Bertini a Desisti è troppo in profondità, desiste la nostra mezzala e la palla è agli spagnoli. Da Gallego a Uriarte, Garate, intervengono Mazzola e Rosato, è stato Mazzola, entra in gioco pericoloso, calcio di punizione in favore degli spagnoli. Costas, Garate, Costas, ancora Garate, Ciurruca, il quale cambia gioco dalla parte opposta per Claramunt, ancora sulla destra per il terzino Sol, Claramunt sul cross esce e para Zoff, invano attaccato dal centravanti Garate. Fischio dell'arbitro, un po' per intervento irregolare di Garate e un po' per una segnalazione del guardaline che aveva visto in fuorigioco Amancio. La punizione è battuta da Zoff. Ricordiamo che l'Italia gioca il primo tempo contro vento, un vento abbastanza insistente che aiuta le azioni degli spagnoli. Pirri, Uriarte, il lancio per Garate controllato da Rosato, ostacolato nel rinvio Rosato dopo che aveva carpito la palla all'avversario, calcio di punizione assegnato dall'arbitro all'Italia, l'ha già battuto Burnic, da Zoff a Desisti. Rivera, Desisti, un passaggio a Boninsegna che è stato anticipato con intervento acrobatico di Claramunt, un tunnel verso Rivera da parte di Costas, e gli spagnoli che attaccano con Costas che ha avuto il triangolo con Ciurruca. Questi è Costas, Garate, Costas, la palla va per un soffio sul fondo proprio accarezzando la bandierina del calcio d'angolo. Costas ha colpito male il pallone dal basso in alto con l'esterno del piede. Un vero intervento da difensore, come gli è infatti Costas è il libero della squadra spagnola, come Burnic che ora ha la palla è il libero della squadra azzurra. Ecco Mazzola che riceve la palla e parte ancora da lontano, lunghissimo il lancio verso Rivera, ferma la palla Uriarte. Gallego, il suggerimento di Gallego è per Amancio. Pirri, sulla sinistra vola Claramunt su un pallone che inizialmente era diretto per Ciurruca. Eccolo Ciurruca,
prima c'è stato l'intervento di Vette, poi quello di Burnic, poi quello di Bertini, che voleva passare indietro a Zoff, ma ha visto la presenza di Garate e ha preferito servire De Sisti. Rivera, Facchetti, il fallo laterale è assegnato all'Italia, sebbene Sol sostenga che era spagnolo, infatti vediamo rimettere in gioco Facchetti. Rivera, anticipo in gioco pericoloso di Uriarte e calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Sullo 0-0 siamo giunti al 23esimo minuto del primo tempo. Parte la punizione Rivera, il lancio a Facchetti alla sinistra, intervengono un po' sia Manzio in posizione difensiva che Sol, fermato Facchetti, ripropone l'attacco Uriarte, ma il lungo passaggio verso Garate, unica punta spagnola in questo momento, è stato fermato da Burnic. Poi il passaggio di Rivera per Prati. Palloso intervento di Sol, che mette a terra Prati e c'è un calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Batte la punizione Rivera. Ha liberato Sol, ma Facchetti rimette la palla ancora in avanti. Colpo di testa di Uriarte. Arriva Bertini, ma De Sisti gli toglie involontariamente la palla. I due si ostacolano a vicenda e gli spagnoli liberano con Garate che si lancia in una posizione di contropiede. Gli va in aiuto Pirri. Rinunciano al contropiede veloce gli spagnoli a beneficio di un'azione corale mentre sono venuti avanti altri uomini. Ecco il passaggio per Claramunt, fermato da Rivera, mentre Facchetti ha la palla per il rinvio. Ha servito Burnic che ha abbandonato l'area, ecco Rivera ed ecco Prati. Troppo lungo il lancio a De Sisti, riconquista la palla Rivera, in aiuto con Bertini, respinge Facchetti, non può dotare la palla perché è pressato da un avversario, colpo di testa è stato di Tonono. Claramunt in posizione sempre più avanzata, mentre Uriarte gioca praticamente terzino, i due si sono scambiati il ruolo, ecco Pirri. Ed ecco Uriarte che viene avanti dalle retrovie. Claramunt, sul pallone a spiovere, esce senza difficoltà Zoff. Rivera, il lancio a Prati che è stato ostacolato da Sol che lo ha preso per la maglietta, calcio di punizione in favore della squadra azzurra, sta per batterlo Rivera. Rimette a terra la palla Rivera dopo che il difensore aveva rinviato, va a terra poi Rivera sull'intervento di Uriarte. Rosato dalla parte opposta riconquista un bel pallone su Garate. De Sisti torna in attacco. Ecco il lancio di De Sisti, tre uomini intorno a Boninsegna. Boninsegna commette fallo, fermo il gioco e calcio di punizione in favore degli spagnoli. Boninsegna aveva tre uomini intorno, si è un po' aiutato nell'elevazione e l'arbitro ha fermato il gioco. Battuta la punizione, gli spagnoli tornano in possesso della palla mentre siamo 26 minuti dall'inizio. Il risultato è 0-0, nessuna parata difficile dei portieri. L'attacco di Pirri, ostacolato irregolarmente da Bertini, calcio di punizione in favore della Spagna. Claramunt, Pirri, Amanzio, stretto fra Bertini e Facchetti, Amanzio perde la palla ma guadagna una rimessa in gioco che effettua con questo passaggio indietro a Claramunt, mobilissimo, Pirri. L'apertura di Pirri verso Uriarte, l'intervento di Bette ferma l'azione ma la riconquista la palla Claramunt, passaggio a Uriarte addirittura in posizione di punta avanzata, palla sul fondo portata via da Uriarte che era ostacolato da Burnic. Tre
Respinta la palla da Gallego, Boninsegna la riconquista. Tono non corre rischi e fa rinviare Irivar. Sol, Claramunt, Gallego. Fallo di Boninsegna che ha scalciato Gallego, calcio di punizione già battuto dagli spagnoli. Pirri serve questo lungo pallone che Bette controlla servendo indietro Zoff. Questa volta il fallo è stato di Gallego, il calcio di punizione in favore della squadra italiana. Gallego ha spostato lateralmente Boninsegna mentre questi saltava. Bertini serve De Sisti, Mazzola, De Sisti, indietro Rivera, colpo di testa di Claramunt, fermata l'azione, rimette in avanti Bette, tocca a terra De Sisti, Rivera, lancio per Prati, anticipato da un colpo di testa di Solli. Rinvio di Bette, corto, riprende la palla Manzio che resiste a una carica di Rivera, serve Garate, anticipo di Rosato. Il colpo di testa di Bertini è fuori misura, riconquistano la palla gli spagnoli, Claramunt, Churruca, Claramunt tira sbagliando nettamente la mira. Ecco Claramunt che rientra verso le sue retrovie, è stato l'autore di questo tiro al 29esimo minuto, tiro molto distante dalla porta di Zoff. È la seconda conclusione degli spagnoli, peraltro anche questa di un mediano, così come era stata l'altra di Costas, conclusione nettamente sbagliata. Mazzola, Rivera, Mazzola, Mazzola aveva saltato via Uriarte che lo ha messo a terra con uno sgambetto. Pacchetti dall'alto dei suoi due metri, vedete che va a reclamare presso l'arbitro francese, più basso di una ventina di centimetri, mentre Mazzola, rimessosi, va a stringere la mano ad Uriarte. Il relativo di calcio di punizione, Uriarte è stato anche ammonito. Il relativo di calcio di punizione è battuto da Rivera. Troppo alto per Boninsegna, palla sul fondo. Alla mezz'ora esatta, le squadre sono sullo 0-0 e non è stata costruita nemmeno una palla gol. I portieri, Irivar e Zoff, sono intervenuti solo su tiri provenienti da molto lontano o in occasione delle rimesse in gioco. Il lancio di Pirri è verso Churruca. La palla rimbalza su Bette, favorisce lo spagnolo che serve Garate, intervento di Rosato che non può rinviare e allora serve indietro Zoff. Mazzola è andato incontro all'invio del portiere. Polemico l'atteggiamento del pubblico sentite nei confronti di Mazzola, reo, secondo l'opinione degli sportivi cagliaritani, di aver tolto il posto a Domenghini. È un atteggiamento criticabile sul piano sportivo, ma umanamente comprensibile. Ecco Rivera che mette la palla alta davanti al portiere e mentre Prati viene spinto in fondo alla porta, la palla viene mandata in corner dal portiere Irivar. Il calcio d'angolo è battuto da Rivera, molto arretrato,
comunque salta di testa meglio di tutti Claramunt e allontana. Da Pirri ad Uriarte, Amanzio, Garate, Ciurruca che aggancia bene e serve in profondità qualche suo compagno che non ha capito le sue intenzioni. Poteva intervenire Burnic che ha lasciato a Zoff. Sul rinvio del portiere del Napoli, dalla parte opposta tocca Gallego, la palla va in una zona dove in un raggio di 30 metri non c'è nessuno, accorre Facchetti, ferma la palla con il petto Prati. Ecco Prati. Buoninsegna, Rivera, Mazzola. Il lancio a Rivera deviato all'ultimo momento da Costas non permette la conclusione di Buoninsegna. Un fraseggio abbastanza interessante degli italiani sulla destra interrotto da un bel intervento di Costas. Questi è Ciurruca, adesso in azione Pirri, ancora Ciurruca con davanti Bet. Pirri, il lancio di Pirri in profondità, sull'intervento di De Sisti, palla sul fondo, rimessa in gioco della nostra difesa. Si avvia alla conclusione un primo tempo senza emozioni, giocato prevalentemente a centrocampo, senza affondi degli attacchi contrapposti. Tanto che i portieri, fino a questo momento, non hanno dovuto intervenire in nessuna occasione con affanno. Rosato ha tentato invano di mantenere in campo un pallone, l'ha rimesso in gioco la Spagna che avanza con Uriarte. Il colpo di testa di Mazzola, poi quello indietro di Rivera, la palla ancora a Mazzola. Ecco Mazzola che si produce in un altro scatto, Rivera, Mazzola. Ancora Mazzola sul cross, parata di Irilar. Bella azione volante tra Rivera e Mazzola. Sull'ultimo passaggio Mazzola si aspettava un suggerimento a stringere, invece Rivera lo ha lanciato ancora sulla fascia laterale e quindi Mazzola è giunto in ritardo, in tempo per effettuare comunque un pericoloso cross. Risponde la Spagna con Pirri e con Claramunt. Claramunt ha toccato Pirri, gol con cui la Spagna si è portata in vantaggio. Spagna 1, Italia 0 al 35esimo del primo tempo, ha segnato Pirri. Le immagini che vedete sono di nuovo dal vivo, il gioco è ripreso dopo che la Spagna è passata in vantaggio con il pallonetto con cui Pirri ha saltato Zoff. Altra azione questa volta di Garate, fermato da Rosato e Burnic, mentre Bertini, che è vittima di un leggero incidente, ancora non ha ripreso il gioco. Risponde Rivera, ecco il lancio a Buoninsegna, leggermente troppo forte, Buoninsegna effettua il cross, solo impedisce alla palla di raggiungere Prati. Il lancio di Rivera, leggermente troppo forte, non ha consentito a Buoninsegna il tiro al volo. A 10 minuti dalla fine del primo tempo la Spagna è passata in vantaggio con un gol di Pirri. Eccolo Pirri che avanza ancora e ferma un tiro nettamente fuori bersaglio. Eccolo Pirri in primo piano, quello invia il regista Cocorese, è l'autore del gol e del tiro di poco fa. Con l'azione di Uriarte sulla destra e il suo cross che ha scavalcato la nostra difesa e che è stato intelligentemente seguito da Pirri, che è scattato in tempo proprio sul filo del fuorigioco, tanto da dare l'impressione alla prima visione in televisione, prima del replay,
della ripetizione di trovarsi in fuorigioco, la Spagna è passata in vantaggio. Sul lancio di Resisti, ecco Rivera, anticipato da un colpo di testa di Uriarte. Poi alza la palla Costas, la mette a terra del Sol, ed ecco Uriarte, l'autore del passaggio determinante in occasione del gol, che serve Pirri. Questa volta siamo nella metà campo ancora spagnola. Costas lascia proseguire Uriarte. Ecco il lancio a Amancio in fuorigioco. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore della squadra azzurra, che è in svantaggio per 1-0 davanti alla Spagna, per un gol segnato da Pirri al 35esimo del primo tempo. Boninsegna, ma riesce il passaggio a Prati, il quale si era portato in posizione di centravanti, mentre Boninsegna gli ha aperto il gioco in posizione di ala destra, di ala sinistra. C'è maggiore intesa nella squadra spagnola, che pur giocando sotto ritmo spesso mette in difficoltà la nostra formazione. Ora Bette è entrato bene chiudendo il corridoio a Ciurrucca, avanza Rivera che serve Mazzola in posizione di ala destra. L'intervento del difensore Tonono manda la palla in laterale, la rimessa in gioco è italiana, la rimessa è di Mazzola, il passaggio a Rivera, corto il passaggio a Desisti, deve intervenire Burnic al limite della nostra metà campo, Rosato non può effettuare l'invio, serve ancora indietro Burnic, Desisti, Rivera, il suggerimento di Rivera non era stato seguito né da Boninsegna né da Prati, comunque ha rinviato Gallego. Questi è Garate, che lancia sulla destra a Pirri. Traversone di Pirri fermato da Burnic e poi interviene Bertini che aveva vanamente inseguito l'avversario. Ma il rinvio di Bertini è corto, lo riconquista Garate, poi il terzino Sol. È un momento di sbandamento dei nostri, gli spagnoli cercano di approfittarne dopo essere passati in vantaggio per raddoppiare o quantomeno per legittimare questo vantaggio che è venuto da un'azione isolata ma comunque da una buona predisposizione. Uriarte, tiro di Uriarte, e la torta, tiro di Uriarte, fortissima l'incrocio di pali, ecco rivediamo l'azione, la finta che manda la palla di Uriarte, il gran tiro di Uriarte all'incrocio dei pali sul destro di Zoff, 2-0 per la Spagna. Ha raddoppiato Uriarte al 41esimo. Gol di Pirri al 35esimo, la Spagna ha aggiunto ora quello di Uriarte, il numero 10, segnato dopo 6 minuti, 2-0 per la squadra spagnola. Boninsegna sul lancio di Rivera, Desisti, Desisti, parata del portiere Irivarri sul tiro di Desisti. È la prima azione in profondità conclusa con una certa pericolosità da parte degli azzurri che indubbiamente il doppio svantaggio ha posto in una condizione di doversi ora impegnare a fondo per tentare di ristabilire questa partita che appare compromessa. La conclusione è stata di Desisti. Claramunt, ecco l'esordiente Ciurrucca con Bet. Ancora Claramunt, indietro al terzino Sol. Pirri. È intervenuto Mazzola per riconquistare la palla, Bertini, Rivera, Prati, avanza anche Rosato, l'appoggio sulla destra, Rivera in posizione di ala, Rivera salta un avversario ma non il secondo che è stato Tonono, riprende comunque Rosato, Desisti, Rivera, Prati, ancora Rivera, Boninsegna, messo a terra Boninsegna, calcio di punizione a 2, indiretto, in area, per l'intervento su Boninsegna, ostruzione, calcio di punizione indiretto in favore della squadra italiana. Mentre è a terra un giocatore spagnolo,
si tratta dell'uomo che ha effettuato il fallo che è stato punito dall'arbitro con questo calcio di punizione indiretta. È il 43esimo minuto, vedete? Era il terzino Sol, infortunato, che ora si è rialzato. L'Italia beneficia di un calcio di punizione indiretto in area per il fallo di ostruzione effettuato su Boninsegna. Tutti i giocatori sono nell'area spagnola. A De Sisti il pallone, Bet che non riesce a concludere e la palla è lontana dalla porta spagnola. In faro laterale a Mancio la manda addirittura in tribuna. Sulla rimessa in gioco di Burnic viene commesso un fallo su Mazzola che rotola a terra, calcio di punizione in favore degli azzurri. L'ha battuto De Sisti, Boninsegna, Mazzola, Rivera, passaggio arretrato, ma comunque Rivera è riuscito ugualmente a prenderlo. Colpo di testa di Mazzola, palla entra sulla traversa. È stata un'azione abbastanza bella, sarebbe bene rivederla questa, il lancio di Rivera e il colpo di testa di Mazzola. Vediamo se è possibile rivederla. Il gioco frattanto è ripreso, vediamo Burnic liberare dalla metà campo italiana. Sulla palla interviene ancora Tonono e l'arbitro comanda la fine del primo tempo. Le squadre vanno al riposo con il punteggio per noi inquietante di 0-2. Valcareggi ha preferito sostituire con Mazzola, per la prima volta schierato alla destra, per ricostruire quel tandem che tutti chiedono alla nostra nazionale, Mazzola Rivera come propulsione del gioco a centrocampo. È iniziato il secondo tempo, vi ricordiamo, la Spagna conduce per 2-0. Ecco attaccare Churruja in lotta con Bet che lo ferma mettendo in fallo laterale. Gli spagnoli non hanno sostituito nessun uomo. Perde la palla Garate sul suggerimento di Costas, il colpo di testa dalla parte opposta di Gallego. Ora il vento è nettamente alle spalle della squadra italiana, soffia da sinistra verso destra. Ecco Ferrante che tocca con questo rinvio il primo pallone, l'ha riconquistato Claramunt. Uriarte è l'autore del secondo gol spagnolo, il colpo di tacco favorisce Claramunt, Bertini riconquista un pallone a Pirri e De Sisti rimette in gioco ancora Bertini, Rivera. Sul passaggio di Rivera, Pirri è sulla traiettoria e fa suo il pallone ed ecco l'attacco di Uriarte per Churruja che stringe al centro, lascia a Garate che commette fallo su Rosato. Onestamente dobbiamo riconoscere che sembrava il contrario. Ad ogni modo l'arbitro ha fermato il gioco, i nostri hanno già battuto la punizione. Ferrante, De Sisti, Rivera è andato ora alla sinistra. Rivera ha saltato Claramunt, fa giungere un pallone al centro, un colpo di testa di Prati bilancia e spiazza De Sisti. La difesa spagnola riconquista la palla, come sempre Uriarte parte da molto lontano. Pirri, Claramunt di tacco ancora Pirri, Gallego, Uriarte, Costas. Contrariamente alle aspettative, gli spagnoli hanno giocato un primo tempo sotto ritmo e ora naturalmente fanno ancora di più perché il vantaggio è nettissimo nei loro confronti. Bella azione di Bette che ha tolto la palla a Churruja e ha servito Mazzola. Recupero di Gallego, anzi di Costas, e palla in fallo laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo.
ecco Mazzola lato della rimessa in gioco. Rivera, ancora un intervento di Uriarte, la rimessa in gioco è di Rivera, Mazzola. Sgambettato Mazzola da un altro intervento di Costas, calcio di punizione in favore degli azzurri. Ha battuto Rivera, ha saltato più alto di tutti Gallego, poi ha liberato Amanzio, poi recupera Prati che toglie un pallone agli avversari, ma un fallo di Sol che entra in spallata su Prati, interrompe l'azione azzurra, l'arbitro ferma il gioco e comanda ancora un calcio di punizione in nostro favore. Batte la punizione De Sisti. Boninsegna, giunto a un metro dalla porta avversaria, rivediamolo in ripetizione, colpisce, anzi non riesce a colpire la palla, sembrava che l'avesse deviata Boninsegna, invece la palla termina sul fondo senza che il nostro centravanti potesse raggiungerlo. Il calcio di punizione di De Sisti era a rientrare, il vento ha allungato la traiettoria della palla e ha messo fuori condizione addirittura Boninsegna, che sembrava pronto per una facile deviazione. Palla sul fondo senza nessun pericolo per la porta di Irivar. Ferrante. De Sisti. Gallego interviene anche su De Sisti, colpo di testa di Garate, Ciurruca, ancora Garate. Entra Bette fra i due avversari e libera servendo Mazzola. Bel dribbling di Mazzola. Si sposta il gioco sulla sinistra e poi lancia Boninsegna, anticipato di un soffio da un intervento in scivolata di Gallego. Poi Ciurruca, poi ecco Costas, poi Uriarte, poi Pirri. È l'autore del primo dei due gol spagnoli. Con i quali la nostra avversaria conduce per 2-0 al sesto minuto della ripresa. L'azione di Ciurruca lascia proseguire Amanzio, poi Uriarte, poi Pirri. Ha toccato Claramunte, ancora Pirri, Amanzio spostato alla sinistra. Claramunte, Uriarte. Pirri, è stato Rivera a impedirgli il tiro e Mazzola ripropone l'attacco servendo Rivera che si è portato oltre la metà campo. Il lancio di Rivera a Boninsegna troppo in profondità e si interrompe anche questa azione italiana sul fondo. Non è cambiato granché nel secondo tempo, la fisionomia della gara è sempre quella, c'è solo il vento che aiuta un po' di più le azioni della nostra squadra, che si vede quindi proiettata in avanti con conseguente arretramento della squadra spagnola, ma quanto a occasioni da rete del gioco d'assieme non c'è nessun miglioramento. Sul lancio di Pirri vediamo scattare Garate in lotta con Rosato. Ha vinto Garate il duello, servito Ciurruca, raccoglie Amanzio, Ciurruca colto in contropiede dal passaggio dell'avversario, non raggiunge, De Sisti e Rivera riportano la palla nella metà campo spagnola. Boninsegna, intervento difensivo risolutore del terzino Sol. Poi vediamo in azione Uriarte, poi Tonono, poi Sol. Poi Uriarte ancora, che oltre ad essere l'uomo che marca Rivera si porta spessissimo in attacco. Amanzio ritorna la palla di Uriarte, che è un malinteso che sta per verificarsi tra Facchetti e Ferrante. Facchetti riconquista la palla ma la depone in fallo laterale. Pirri ha ricevuto da Costas, Garate. Ecco Ciurruca,
bello il tuo scatto, entra in area, va a terra, paradossalmente il pubblico di Cagliari reclama il rigore a favore della squadra spagnola, rigore che l'arbitro francese non ritiene di assegnarci, e il lancio di Rivera a Prati viene anticipato da Tonono. Rimessa in gioco di Prati, Rivera. Ecco il cross di Rivera, sfiorato di testa da Pirri, la palla è in calcio d'angolo. Appena toccato la palla Pirri, che ha visto nettamente, gli azzurri pensavano di battere il calcio d'angolo, l'arbitro non lo ha concesso e quindi la Spagna ha rimesso in gioco dal fondo. Eppure il colpo di testa di Pirri, che si è visto nettamente, ha sbilanciato, mettendo fuori posizione Boninsegna, che si preparava a sua volta ad un colpo di testa. Ad ogni modo il corner non concessoci in favore è bilanciato ampiamente dal fallo che ha subito Ciurruca poco fa in area di rigore. Mancano 35 minuti alla fine e già la Spagna accenna un pincito di Melina. Poi si porta in avanti con il terzino Sol, autore di un tiro che passa radente la traversa della porta di Zoff. L'azione è stata del terzino Sol, che è arrivato dalle retrovie e ha sparato da un 5 metri fuori dell'area. Sono passati 10 minuti del secondo tempo e il risultato è sempre in favore degli spagnoli per 2-0. Vi ricordiamo che hanno segnato Pirri al 35esimo e Uriarte al 41esimo. Colpo di testa di Facchetti, che per fermare la puntata di Amancio mette la palla oltre la linea bianca. Hanno rimesso in gioco gli spagnoli, manovra Pirri, poi Amancio, poi Claramunt, poi Pirri, poi Garate, che lancia sulla sinistra Uriarte in lotta con Ferrante. Alla meglio il nostro libero, ma Uriarte mantiene il possesso della palla. Ecco sulla sinistra Ciurruca, lanciato da Costas, fallo di Depp, che ha spostato lateralmente Ciurruca, calcio di punizione in favore degli spagnoli. L'ha battuto Ciurruca, colpo di testa di Garate che manda la palla sul fondo e travolge Rosato. La rimessa in gioco è italiana. Gli spagnoli mostrano anche nel secondo tempo di controllare con discreta disinvoltura la partita, quella partita che i nostri non riescono a riprendere in mano. Vediamo avanzare Rivera, che aveva saltato Uriarte che lo mette a terra, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Lo batte lo stesso Rivera. Boninsegna, Mazzola, Rivera. Bel cross di Rivera, colpo di testa di Prati, palla sul fondo. Sul cross di Rivera, colpo di testa di Prati e palla sul fondo. Questa azione azzurra, che noi continuiamo a sperare sia la prima di una riscossa, è avvenuta dopo 11 minuti dall'inizio del secondo tempo, con gli spagnoli in vantaggio per 2-0. Vantaggio, quello degli spagnoli, che non è tanto legittimato dai gol che hanno segnato quanto dalla disinvoltura con cui dopo hanno controllato la gara. Ciurruca, va a terra Ciurruca su intervento di Ferrante, mentre Beppe aveva sostituito Ferrante nel ruolo di libero. Poi Ferrante stesso serve Prati poco oltre la metà campo. Ecco l'attacco di Prati, fallo su Rivera compiuto da Uriarte, calcio di punizione in favore degli azzurri. Bertini, palo, palo di Bertini,
un fallo clamoroso di Bertini, eccolo, lo rivediamo. Vedete, Bertini si aggiusta la palla e il tiro colpisce proprio l'incrocio dei pali. Ecco di nuovo le azioni dal vivo, non è più ripetizione, prosegue l'azione italiana con De Sisti, Boninsegna. Bertini non riesce a agganciare la palla, ci prova Mazzola, perde la palla anche lui, Ciurruca chiama in avanti Uriarte. Poi Pirri che ha ricevuto da Costas. Ha toccato Ciurruca che gioca questo secondo tempo prevalentemente a centrocampo. Eccolo infatti che riceve dalla posizione di centroavanti, mentre Garate è ora alla sinistra. In lotta con Bette, Ciurruca mantiene il possesso della palla, ma l'arbitro ha già fischiato per il fallo di Bette che ha colpito, oltre che la palla, anche i piedi dell'avversario. Punizione in favore della Spagna. Ancora Claramunt che lancia Amancio in lotta con Facchetti, la palla è in fallo laterale, la rimessa in gioco è spagnola. Facchetti l'aveva effettuata rapidamente, ma il guardalinea ha fatto rimettere in gioco gli spagnoli. Claramunt riconquista la palla, Bertini la riperde ad opera di Garate. Garate Ferrante tocca la palla, carambolesca azione nell'area italiana, rivediamola se possibile, ecco, rivediamola, vedete Garate, Ferrante tocca la palla e la manda sul palo, poi riprende ancora Garate e finalmente con un'altra carambola la palla va tra i piedi di Zoff. Rivera sul tocco di ritorno di Boninsegna libera Gallego. C'è stato, è vero, il palo colpito da Bertini, ma c'è stata anche questa azione in cui gli spagnoli sono andati vicinissimi alla terza segnatura. Rivera gli toglie la palla a Tonono. Rivera commette fallo sull'avversario che già era in possesso del pallone, calcio di punizione in favore degli spagnoli. Due pali a distanza di un minuto e mezzo l'uno dall'altro, l'uno di Bertini su gran tiro dal limite per l'Italia e uno di Ferrante che nel tentativo di liberare sul tiro di Garate a porta vuota, sull'uscita di Zoff, ha mandato la palla sul palo della nostra porta. È successo tutto tra il 13° e il 15° minuto della ripresa. Ecco Ferrante che libera di testa, riprende Pirri, tiro di Pirri, parola di Zoff. Ancora un attacco italiano di Rivera, il lancio a Prati, traversone lunghissimo di Prati che rimane in campo, lo riconquista Mazzola, Mazzola. Il cross di Mazzola sul muro di due avversari che gli avevano chiuso lo spazio, cioè Gallego e Tonono, va in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della ripresa, nel primo tempo i corner erano stati uno per parte. Va a batterlo Mazzola. E la palla va sul fondo. Abbiamo sfiorato il gol che poteva accorciare le distanze con Bertini, che ha preso il palo, ma abbiamo anche rischiato il terzo gol che avrebbe sepolto la partita in favore degli spagnoli, quando una deviazione di Ferrante è andata a schiacciarsi sul palo della nostra porta. Sol è riuscito a mantenere la palla da due contrasti con Prati e Facchetti. Ora Claramunt lascia proseguire Pirri, l'esperta mezzala, serve Ciurruca, il quale tira da notevole distanza un pallone sul fondo, tiro di alleggerimento, seguito da Zoff, 2 metri alla sinistra della porta, e il 17° minuto del secondo tempo, sempre la Spagna per 2-0. L'azione di Rivera che serve Prati, che lancia Boninsegna, tiro cross di Boninsegna sul fondo. Si tratta di calcio d'angolo, evidentemente il tiro di Boninsegna ha sfiorato un giocatore spagnolo perché il portiere sicuramente non l'ha toccato. Mazzola è l'autore del tiro, tira Boninsegna al volo, parata del portiere Iribar, tiro non irresistibile ma assai insidioso perché è sbucato in mezzo a un groviglio di giocatori.
bella comunque la deviazione di Boninsegna, la palla non è stata colpita in pieno, ma il tiro al volo è sempre difficoltoso. Sul lancio di Facchetti vediamo in azione Bertini, che poi ha raggiunto. La versione di Bertini, colpo di testa di Prati, che schiaccia bene, ma la palla acquista una traiettoria. Vediamo centrale, rivediamo il cross di Bertini, il bel colpo di testa di Prati, che ha colpito bene di testa, ma la palla è risultata centrale, parata senza difficoltà da Iribar. Finalmente un secondo tempo con molte emozioni. Curruca, gli ha tolto la palla Bett, accorre Facchetti per evitare il corner, serve ancora Bett, desiste. Ancora Bertini, poi Rosato. Ferrante, ormai libero, perde poco in difesa, e infatti Ferrante si spinge spesso in attacco. Rivera apre sulla sinistra per Bertini. Bertini si riporta al centro, Boninsegna non riesce a controllare bene la palla, un colpo di testa di Garate che è retrocesso in difesa, però commette fallo Bertini entrando in gioco pericoloso e quindi c'è un calcio di punizione in favore della squadra spagnola. Ora Churruca, che è la punta che gli spagnoli hanno lasciato costantemente in attacco, l'unica, mentre Garate continua a ripiegare in posizione difensiva. Ecco il lancio di Bertini, che il vento aumenta di intensità, inutile lo scatto di Boninsegna. Pirri a Claramunt, lancio per Amancio, recupera Ferrante e per il rinvio chiama in azione Zoff. Rosato, il passaggio a Mazzola è corto, facile l'intervento di Costas che interrompe l'azione. Uriarte rimette in avanti Claramunt, che serve Amancio, lungo anche questo traversone, sebbene effettuato contro vento, e palla sul fondo. L'attacco è di Rivera, apertura per Mazzola, Rivera, il traversone è deviato dal Gallego, presente ovunque in area di rigore, il rinvio è fermato da Mazzola e da Bette, che ancora sulla destra, Bette, malgrado l'intervento in staccata, non riesce ad agganciare la palla. Colpo di testa di Bett, rinnova dallo stesso punto la rimessa in gioco per gli spagnoli. L'ha effettuata ancora Costas, Rosato, ed ecco un contropiede spagnolo manovrato da Garate e Churruca, fermato da Ferrante. Prati spinge lateralmente l'avversario che stava saltando di testa, calcio di punizione in favore della squadra spagnola. Uriarte è un tiratore da lontano. Amancio, rinvio di Ferrante.
lascia in campo Uriarte e chiama in panchina Amancio. Il gioco è ripreso, gli spagnoli sono 12 in campo, in quanto è entrato in campo Marcial, numero 14, ma Amancio non è ancora uscito dal terreno di gioco. L'arbitro ora se ne è accorto e ferma il gioco. Gli applausi che ha ascoltato sono per Amancio che abbandona il gioco, eccolo in basso sulla destra del teleschermo. Non c'è più Amancio, numero 7, gioca Marcial, numero 14. Veramente Cupala intendeva sostituire Marcial con Uriarte, ma l'incidente a Amancio gli ha fatto cambiare idea all'ultimo momento. Eccolo Uriarte che doveva andare in panchina e che invece è ancora in campo, in lotta con Facchetti, il rimpallo gli è favorevole, quindi Uriarte effettua questo cross deviato di testa da Beck perentoriamente in area di rigore. Allontana poi bene Bertini, riprende Mazzola mentre Rivera scatta in avanti. Ecco la palla per Rivera, che va a terra, si lascia soffiare la palla da Marcial. Ecco attaccare Garate che lascia ancora Marcial. Il passaggio è ad Uriarte che non capisce il suggerimento avversario, può liberare Bertini servendo ancora Rivera. Il lancio di Rivera sulla sinistra è nel posto dove dovrebbe essere Prati, che invece spingeva al centro, a Corrimbano Boninsegna. Buon gioco della difesa spagnola che allontana. E siamo giunti al 26esimo minuto del secondo tempo, con lo stesso risultato di 0-2 fissato al 41esimo del primo tempo dal secondo gol spagnolo, in una partita che appare sempre più compromessa. Va detto che gli spagnoli non fanno un granché, ma è comunque quel poco che fanno sufficiente per contrastare una squadra azzurra decisamente in giornata sfavorevole. Ecco Uriarte, ecco Marcial. Ancora Uriarte, l'intervento di Facchetti, riprende ancora Costas. Poi Marcial, che viene adoperato molto dai suoi, naturalmente l'uomo fresco. Poi ecco servito Costas in fuorigioco, in posizione della sinistra, ma nettamente in fuorigioco. Tutte dell'arbitro, la partita di Benvenuto nel calcio di punizione in nostro favore al 27esimo del secondo tempo. A 18 minuti dalla fine, gli spagnoli conducono per 2-0. L'apertura di Facchetti per Boninsegna, che malgrado la carica di Gallego riesce a mantenere il possesso della palla, la controlla male e quindi riesce l'intervento risolutore di Costas. Poi ha toccato Tonono, ecco Pirri, il regista della metà campo, ecco Marcial che è entrato in campo da poco con una gran voglia di giocare, fresco in un campo di giocatori che ormai accusano un po' la fatica. E il suggerimento di Claramunt trova Marcial in posizione addirittura di ala destra, che fa proseguire Claramunt, fermato da Bett. Poi ecco Rivera. Il suggerimento per Boninsegna giunge ugualmente a segno, ma Bertini precede il compagno. Poi interviene Mazzola. Mazzola, parata del portiere su tiro ravvicinato, fortissimo di Mazzola. Ecco, rivediamolo. Guardate il bel dribbling di Mazzola, saltato Costas, saltato Gallego, tiro fortissimo, parato dal portiere che si trova sulla traiettoria della palla ma che comunque blocca con bravura. Fallo di Rosato, va a terra Garate, calcio di punizione in favore della Spagna. Da Pirri a Claramunt, ecco Marcial che ora va stabilizzandosi in posizione di ala destra. Uriarte, Pirri.
Martial, Pirri, Claramunt, Pirri, Martial, Pirri, Boninsegna ha conquistato un pallone a soli, ma Gallego lo riconquista ancora a Prati. Desisti. Rivera si prepara per il cross, eccolo al centro dell'area, tiro di Boninsegna, la palla se ne va quasi in favore laterale, riprende Rivera e rieffettua di nuovo il cross. Salta in vano Prati, il colpo di testa risolutore è stato del solito Gallego, mentre la palla è ripresa da Rosato, avete visto per un istante Arieta che forse gli spagnoli si preparano a far entrare, mentre Mazzola fa un'azione sulla destra, Boninsegna non segue, anzi Rosato era in posizione dalla destra, non si è accorto del passaggio di Mazzola e gli spagnoli tornano in possesso della palla. Eccolo in fondo allo schermo, avete visto passare sul campo per destinazione Arieta che sta scaldandosi e con ogni probabilità entrerà adesso al posto di Uriarte, mentre il centravanti Garate, che vi dicevo sta arretrando man mano la sua posizione, è intervenuto con quel passaggio indietro al portiere. Ha messo a lato Rosato. Ed ecco la sostituzione nuova. È entrato in campo Arieta ed è uscito Claramunt. È uscito Garate. Nuova sostituzione e ultima da parte della squadra spagnola. Mentre Desisti attacca sulla destra, non riesce a effettuare il cross perché Costa smette in calcio d'angolo. Riepilogando quindi, gli spagnoli hanno mandato in campo prima Martial al posto di Amancio e adesso Arieta al posto di Garate. Arieta porta il numero 16. Prova Rosato con questo suggerimento che va verso Mazzola, colpo di testa di Costas, riprende ancora Desisti, servito Mazzola, ma Desisti era stato caricato irregolarmente e l'arbitro aveva fermato il gioco per concederci un calcio di punizione che vediamo battere da Rivera. Parata di Irivar. Gli azzurri sembrano ora preda anche di un po' di sfiducia. Nelle attuali condizioni il pareggio appare veramente una chimera in questo momento. Comunque continuiamo ad augurarci un risveglio sia pure tardivo dei nostri. Ecco il cross di Mazzola, colpo di testa di Boninsegna e il portiere para proprio sulla linea della porta. Sarebbe bene rivederlo, ecco infatti la ripetizione che ci manda la regia. Ecco il colpo di testa di Boninsegna che il portiere para con una certa difficoltà. Dopo il tiro di Mazzola, basso e forte, scoccato da un 7-8 metri, questa è la parata più difficile che ha dovuto compiere Irivar. L'azione di Arieta che ha riconquistato un pallone a facchetti, il suggerimento di Claramunt fermato da Rosato, Ferrante aveva mancato lo stop, rimedia comunque in qualche modo, mentre Bette ora è costretto a giocare sulla sinistra perché si va spostando Ciurruca dalla parte opposta, mentre attacca Prati. Ecco il cross lungo di Prati, colpo di testa di Gallego, tira Boninsegna, Mazzola, ribattuto il tiro da Costa, finché esce il portiere, Prati che sbaglia a porta vuota, Facchetti e Desisti accorcia le distanze.
dei fischi. Vedete Prati che ha sbagliato, ha liberato Costa, si tira dei fischi a porta vuota e segna 2-1 per la squadra italiana al 34esimo del secondo tempo. Ha segnato dei fischi. Ecco ancora il tiro di Desisti, visto a rallentamento, passa fra decine di gambe e termina in fondo alla rete. Desisti ha segnato. Si riapre un barlume di speranza, 10 minuti ancora alla partita, ora il risultato è di 2-1 per la Spagna. Ha accorciato Desisti. E il pubblico cagliaritano, lo diciamo con vera soddisfazione, abbandona ora il suo atteggiamento polemico e urla Italia, Italia. È il momento decisivo della partita. Mazzola conquista un pallone a Pirri, ma dietro c'è Tonono, poi c'è ancora Galliego che è stato il migliore del pacchetto difensivo. La sua apertura è verso Ciurruca, guardato da Bet, che conquista in tecnico un bel pallone, lo passa però corto a Rivera, se ne impossessa Uriarte, va a terra Rivera, attacco di Uriarte, gli toglie la palla a Bertini commettendo fallo, calcio di punizione in favore degli spagnoli. Il passaggio era a Pirri, se ne è impossessato intelligentemente Rivera, poi Bertini mantiene il possesso della palla, Desisti la mette in avanti verso Boninsegna che va a terra su intervento di Galliego. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Calcio di punizione battuto con pallone in movimento, ripetuto adesso da Rivera a Prati. Fallo di Sol su Prati e nuovo calcio di punizione in nostro favore. Sta per batterlo Rivera. Ha colpito di testa Galliego, poi Prati, la palla è sul fondo. Colpo di testa di Prati, rimessa in gioco dal fondo per la difesa spagnola. Mentre mancano 9 minuti. 8 minuti alla fine della partita. Il colpo di testa di Bet, Ciurruca, Martial, che per un po' di tempo non si era visto, ma che ora torna alla ribalta. Ed ecco l'attacco di Arrieta, che va a terra su intervento di Rosato, che è un calcio di punizione in favore della Spagna. Ecco la punizione per il fallo di Rosato, sta per incaricarsene Claramunt. Non si tratta di un calcio di punizione ma di corner. Dopo l'intervento di Rosato la palla era terminata oltre la linea di fondo. Claramunt allora batte il corner che Ferrante mette nettamente fuori area. Boninsegna gli ha tolto la palla a Galliego. Claramunt è ancora in posizione di ala destra arretrata, lascia proseguire Pirri, ancora Claramunt, Pirri che va specializzandosi in questo finale nel mantenere il possesso della palla. C'è stato l'intervento di Boninsegna che ha travolto Galliego, poi ecco l'attacco di Boninsegna. E Pirri restituisce subito a Boninsegna quello che Boninsegna aveva fatto a Galliego, mentre l'arbitro ammonisce Boninsegna e probabilmente anche Pirri. C'è stato il fallo di Pirri, quello di Boninsegna su Galliego non era stato visto e poi la reazione di Boninsegna. Ferrante si è spostato in attacco, poi anche Bette, ma Ciurruca in posizione difensiva ha riconquistato il pallone, poi lo manovra Claramunt.
Questi è Arieta, che è entrato in campo al posto del centravanti Garat dell'Atletico Madrid. Uriarte. Martial. Uriarte. Claremont. Ancora Martial. Interrompe l'azione Ferrante. Bertini, che ha commesso un fallo di mano non rilevato dall'arbitro. Rivera. Il lancio di Rivera è a Frati, che viene anticipato da Costas. Claremont, Costas. Vedete come gli spagnoli mirano a mantenere il possesso del pallone per togliere l'iniziativa ai nostri giocatori. Non si preoccupano tanto di avanzare quanto di non far prendere la palla ai nostri. Ora ha commesso un fallo desisti, quindi c'è un calcio di punizione in favore della Spagna, che batte Pirri, è l'autore del primo gol degli spagnoli. L'apertura di Pirri lunghissima per Martial, che aggancia al volo ma non fa che servire Mazzola. Intervento di Gallego d'anticipo su Rivera, poi Martial che attacca sulla sinistra. Arieta, Furruca anzi. L'intervento è di Bertini, che riconquista un pallone nella nostra tre quarti campo e fa rinviare Zoff. Ormai ci sono solo 5 minuti per le nostre speranze, che vanno sempre affievolendo. L'attacco è di Rivera, buona insegna dalla sinistra, Rivera manda un suggerimento in area che viene fermato al limite da Costa. Poi Mazzola devia un passaggio in avanti di Arieta ed è un fallo laterale per gli spagnoli. È il 41esimo minuto. La rimessa in gioco di Costas, ecco Claremont fermato da Bertini, il rinvio di Ferrante, lo stop di Frati, spinta da parte di Costas alle spalle di Frati, gioco fermo, calcio di punizione in favore degli azzurri. Messo in azione Bertini dal calcio di punizione di Desisti, colpo di testa di Pirri, attacco degli spagnoli, sono in vantaggio ma preferiscono rallentare ancora una volta il gioco, non si preoccupano di sfruttare il loro contropiede quanto di tenere il possesso del pallone per fare scorrere questi ultimi 3 minuti che rimangono alla partita. Uriarte mischia con palla a Desisti, poi Mazzola, Rivera, il passaggio a Boninsegna intuito da Tonono, che esce vincitore dalla propria area di rigore, si ferma a metà campo per fare proseguire Martial. Poi ecco Uriarte, doveva essere sostituito, invece l'incidente ad Amancio lo ha costretto a rimanere in campo fino alla fine. Lancio a Frati, sicura di. Ecco la puntata di Frati. Bacio da Frati su intervento di Gallego e c'è ancora un calcio di punizione indiretto per ostruzione in favore della squadra azzurra. Probabilmente l'ultima occasione che si apre ai nostri giocatori per non perdere questo incontro casalingo. Fallo di ostruzione su Frati, calcio di punizione affidato a Rivera. Colpo di testa di Facchetti, alto sulla traversa. Calcio di punizione di Rivera, colpo di testa di Facchetti. Ecco, rivediamo da quest'altra angolazione il colpo di testa di Facchetti, la palla è alta e piove sul fondo.
malinconicamente la lancetta dei secondi inizia il suo ultimo giro con il colpo di testa alto del nostro capitano Pacchetti. Se ne sono andate probabilmente le speranze di raggiungere un Parigi. Riconquista ancora la palla Mazzola, la mette a terra, servito Bertini, rinvio di Sol, c'è solo Ferrante nella nostra metà campo, Rosato, Bertini, prova il tiro Bertini da notevole distanza, egli che è un buon tiratore da fuori area, colpisce male la palla che termina sul fondo. Rimettono in gioco gli spagnoli, Mazzol tocca la palla dentro l'area, l'arbitro lascia proseguire, Sol aveva toccata non per impossessarsene ma per ripetere la rimessa in gioco, comunque tutto superato perché Mazzola commette un fallo su Sol e c'è un calcio di punizione in favore degli spagnoli mentre scocca il 90° minuto. Finale del signor Fortier, la Spagna ha dunque violato il campo di Santeria, ha vinto per 2-1 ed ha interrotto la serie positiva lunghissima che la squadra italiana aveva iniziato da tanto tempo fa, dalla lontana partita di Tokyo.